Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione bielorussa, ha chiesto agli Stati Uniti di implementare le sanzioni contro il regime di Lukashenko. Durante una visita a Washington, la leader in autoesilio ha detto che solo i bielorussi possono portare la democrazia, ma ha chiesto comunque il supporto esterno. Il presidente Biden dice che il mondo combatte tra autocrazia e democrazia. Il confine di questa battaglia è proprio in Bielorussia. Dopo le contestate elezioni dello scorso anno, sono scoppiate una serie di manifestazioni sedate con il pugno di ferro dal presidente Lukashenko, che si sta sempre di più avvicinando alla Russia di Putin. Mentre l'Unione Europea ha imposto delle sanzioni in risposta al dirottamento di un aereo che ha portato all'arresto di un giornalista.